L'acqua alta ha bruciato i frigoriferi, la lavastoviglie e messo fuori uso la cucina, ma Alessia spiega di aver dovuto aprire comunque il suo bar dietro Piazza San Marco. Come sempre in Italia non sappiamo quando arriveranno gli aiuti. Abbiamo 7 dipendenti, tutti hanno il mutuo di casa e senza contare che abbiamo un magazzino con 3 freezer industriali che è completamente inagibile. Il governo ha proclamato lo stato di emergenza e promesso 20.000 euro ad ogni attività commerciale danneggiata. Per ora però i negozianti e gli artigiani devono fare tutto da soli. Cose che quando succedono, succedono e ti ritrovi sempre con le spalle al muro. Non sai cosa, come comportarti, non sai cosa dire, non sai cosa fare. Aiuti, ok, siamo qua, se vogliono darci una mano ce la diano. Radia Tunisina da 25 anni gestisce questo ristorante vicino al ponte di Rialto e oggi con grande difficoltà è riuscita a riaprire. Chiediamo solo una cosa sola, del nostro proprietario di muri, si possono saltare un mese, due mesi di affitto, chiediamo solo questo. Dopo aver lavorato per tutto il giorno per ripulire negozi e locali, quasi tutti i commercianti domani riapriranno con la paura per la nuova ondata di alta marea prevista per le 11 del mattino.